Si riprende il tema del sogno e della sua spiegazione proprio a conclusione di questa pericope. Siamo alla linea 33. Dal versetto 24 al versetto 26 torna fuori il sogno e la spiegazione. È chiaro allora che nel tessuto narrativo il vero problema è il sogno e la sua spiegazione. Dentro a questo tessuto narrativo c'è un brano isolabile che riguarda Daniele e i saggi di Babilonia. Alla linea 35 c'è la narrazione del sogno e c'è la spiegazione, cioè i due elementi che hanno praticamente dominato il tessuto narrativo dall'inizio fino al versetto 26, finalmente vengono esposti. Poi avete la parte finale dove c'è l'atto di fede di Nabucodonosor, il quale probabilmente non ha mai fatto questo atto di fede, e poi c'è nuovamente il tema Daniele e i saggi di Babilonia che riaggancia il secondo brano. E poi c'è infine l'epilogo, dove notiamo che la raccomandazione era qualcosa di istituzionale nel mondo babilonese, perché più sfacciato di così, alla linea 195 si dice: su richiesta di Daniele, il re fece amministratore della provincia di Babilonia Sedrach, Mesach e Abdenego, che sarebbero i tre amici di Daniele che noi abbiamo trovato alla linea 148 con tre nomi diversi, Anania, Misaele e Azaria. Questo è il quadro. Dunque noi ci muoviamo dentro a quattro unità letterarie. La prima, che va dal versetto 1 al versetto 9, la seconda, scusate, dal versetto 1 al versetto 11, la seconda dal versetto 12 fino al versetto 27, la terza dal versetto 28 al versetto 45 e l'ultima dal 46 al 49. Sono quattro unità letterarie. Notiamo che le prime due hanno funzione di tensione, cioè mettono il lettore, non dico in una specie di angoscia perché non c'è, ma certo in una tensione sì. Qual è la tensione che compare nella prima parte? Per capire questa tensione noi dovremmo rifarci, almeno per alcuni aspetti, la nostra situazione odierna e chiederci come mai tanta gente paga fior di soldi per sentirsi dire da queste persone che appaiono in televisione o nelle varie trasmissioni televisive, radiofoniche, cose che ovviamente possono essere o frutto di buon senso o anche qualche volta frutto di pura fantasia. Il cristianesimo dice: no, guardate che il futuro è nelle mani di Dio, nessuno ve lo può svelare. E da questo principio deriva poi l'atteggiamento prudenziale nei confronti di tutte queste cose. Se lo fate per ridere, lo fate per gioco, non fa nessun problema. Ma se prendete sul serio queste cose, state uscendo fuori da quello che chiamiamo una corretta vita di fede, perché la corretta vita di fede sa che non esistono i destini già tracciati, sa che tutto è in mano a Dio e Dio le cose le può cambiare quando vuole. Il potere della preghiera è proprio questo: dire sia fatta la tua volontà, ma dire anche: se puoi, cambia i tuoi progetti. E Dio questo lo fa molto spesso.
lo fa molto spesso, perché le nostre preghiere molto spesso vengono ascoltate, non sempre, perché vuol dire che Dio, mettendo insieme quello che potremmo chiamare l'intreccio tremendo della libertà di tutti, non può modificare ciò che tu gli hai chiesto. E allora troviamo un Gesù che nel Getsemani dice: se è possibile passi da me questo calice. E il calice non passa. Mentre invece durante la sua vita, proprio di fronte ai miracoli, Gesù dice: Padre, ti ringrazio perché sapevo che mi avresti ascoltato. Chiaro? Abbiamo due preghiere dove da una parte ci accorgiamo come la preghiera viene esaudita, e dall'altra vediamo che alle volte Dio non ti ascolta. Perché? Ha i suoi motivi. Altrimenti l'obiettivo che lui si prefigge di farti raggiungere non viene raggiunto, e quindi una certa strada la devi percorrere. Altre volte l'obiettivo che tu devi raggiungere può essere raggiunto per altre strade, ed ecco che Dio modifica il suo progetto. Quindi il futuro non è frutto di determinismo. Ricordiamoci che già nell'Antico Testamento Dio diceva ai profeti: va a dire al mio popolo che se non si converte va incontro alle bastonate, perché sta prendendo una strada sbagliata. Se si converte, proprio il loro modo di pensare farà scegliere a loro politicamente altre strade, e allora non avranno le bastonate. È determinata la storia? No. Il popolo ebraico in questo caso ha due possibilità. Dipende da un presente. Se tu ti converti, certe cose corrono in una certa maniera, se tu non ti converti, certe cose correranno in un'altra maniera. Assoluta assenza di determinismo. Il futuro, dunque, è nelle mani di Dio. Nessuno lo può sapere. Vi è chiaro questo principio? Da questo principio il cristianesimo ha sempre difeso l'uomo perché non cada nell'inganno di poter pensare che il futuro sia conoscibile da qualche altra parte. Questo tormento che esisteva all'epoca di Nabucodonosor per il popolo ebraico è stato estremamente presente anche nel Medioevo. C'è un penitenziale edito anche in italiano, quindi tradotto dal latino. Avete testo latino da una parte e italiano dall'altra. Ed è una serie di penitenziali medioevali pubblicati da Cirillo, siccome lui è alsaziano, bisognerebbe leggerlo alla tedesca, Vogel, uccello, Cirillo, uccello. Il nome è Cyrille Vogel, pronunciato alla francese, perché lui è di cittadinanza francese. E c'è questa raccolta di penitenziali dove la gran parte dei peccati di una volta era orientato su due fronti: la magia, la superstizione, tutte cose di questo genere, e la sessualità. Erano i due fuochi, poi di mezzo c'era anche la giustizia, soprattutto l'eredità, i confini, la verità. Guardate che anche noi oggi abbiamo questa specie di tendenza, anche se siamo cristiani molto seri, la tendenza ad affidarci a un guru e non a Dio. Capite che qualche volta la devozione mariana, che fondamentalmente è positiva, rischia di prendere questa fisionomia. La devozione a un santo, che fondamentalmente è positiva, rischia di prendere questa fisionomia. Quindi anche all'interno della pratica cristiana ci potrebbe essere il pericolo di queste deviazioni. Per questo occorre anche nelle devozioni, che sono buone,
avere alcune idee chiare, in modo da non far transitare una devozione che è ricchezza di fede in qualche cosa che lambisce la superstizione. Questo è un primo grosso messaggio del testo, che noi troviamo proprio nella prima parte, dove Nabucodonosor insiste, dice: voglio, se voi siete persone serie, se siete indovini, dovete dirmi il sogno e dovete dirmi la spiegazione. E loro non sono capaci. Questo è l'aspetto, chiamiamolo così, più marcato, più evidente. Proviamo a fare un piccolo sorriso insieme e andate alla linea 131. Costoro sarebbero i saggi di Babilonia, maghi, astrologi, incantatori e caldei. Adesso spieghiamo. I maghi non occorre spiegare chi sono, si sa cosa sono, gli astrologi ne abbiamo in abbondanza anche oggi, sappiamo chi sono, gli incantatori. Beh, nel mondo politico ce ne sono diversi. Adesso però non sono più di classe come nel passato. Chi sono i Caldei? Di per sé i Caldei sarebbero gli abitanti della Caldea. La Caldea sarebbe una zona della Mesopotamia. Quando Girolamo traduce l'Antico Testamento dall'ebraico, a un certo momento tira giù quattro saette perché c'è una parte dell'Antico Testamento che non è ebraico, è aramaico. E lui l'ha chiamato Caldeo. E per lunghi secoli, cioè da Girolamo in poi, l'aramaico non era stato identificato, ma veniva chiamato Caldeo, cioè una lingua misteriosa, molto vicina all'ebraico, ma misteriosa. Io ho ancora una concordanza ebraica di tutto l'Antico Testamento, pubblicata nel 1860 più o meno da Mandelkern, un rabbino di Vienna, dove è ancora scritto Concordantia ebraica et caldaica. Non esiste. Dopo le scoperte archeologiche fatte, si sa che quella invece è il cosiddetto caldeo, non è altro che l'aramaico imperiale, naturalmente storpiato dagli ebrei che hanno fatto di questo aramaico imperiale una specie di lingua nazionale, una specie di dialetto dell'impero, ma che per loro era lingua nazionale. I Caldei dunque sono abitanti di una determinata zona, i quali erano particolarmente fanatici di tutte queste cose. Avete presente Matteo? Chi sono questi signori che vengono dall'Oriente e vengono chiamati Magoi? Sono gli abitanti della Mesopotamia, di questa zona del sud della Mesopotamia, vicino all'Elam, vicino alla Persia, per cui se voi andate a Betlemme vedete i magi con vestiti persiani. Quando c'è stata nel VII secolo, VI secolo, l'invasione persiana in Palestina, i persiani si sono bloccati di fronte alla Basilica della Natività perché hanno visto i loro colleghi dipinti in mosaico, dipinti sulla facciata. Hanno detto: no, qui i nostri ci sono già stati, questo luogo va rispettato. Ed è l'unico luogo che loro non hanno distrutto. La Basilica della Natività. Caldei dunque sono abitanti, sono pordenonesi, particolarmente dediti ad alcune arti. Quali arti? Beh, voi siete pordenonesi, lo sapete. Quindi Caldeo vuol dire abitante di una regione, ma avevano questa particolarità, erano degli esaltati su questi giochi di astrologia, su questi giochi di lettura di mani e via discorrendo. Bene, nel secondo brano
noi vediamo che questi maghi, astrologi, incantatori e caldei, che nel nostro subconscio, non ancora inconscio, ma nel nostro subconscio, non sono poi persone molto, molto... Se abbiamo uno scienziato e abbiamo Ronco, ce lo su un po' con Ronco, perché è l'unico che conosco, che mi fa le previsioni astrologiche, tra uno scienziato e quello lì, cosa preferite? Se dovete affidare la vostra pancia, lo scienziato. Quindi, volenti o nolenti, nel nostro mondo interiore, queste persone destano la nostra curiosità, possono avere anche una certa simpatia, ma non appartengono alle classi sociali stimate pari, per esempio, allo scienziato. Pensate che queste persone vengono chiamate nel secondo brano i saggi di Babilonia. Qui c'è un'ironia tremenda da parte dell'autore, perché i saggi, se voi notate, vivono a corte. Daniele è uno di questi, Daniele è uno di quelli che deve venire ucciso, perché non indovinano il sogno e non danno le spiegazioni. Sono gente di corte, cioè sono i consiglieri del re. Provate adesso a fare un salto e fatevi la domanda. L'autorità, il potere, in mano di chi è? Dei saggi. Sì, ma se questi sono i saggi, maghi, astrologi. Capite come in questo testo il cosiddetto concetto di potere, di autorità, viene sgretolato. Si parla naturalmente di un potere politico. È un giudizio che vale anche per il presente. Bisogna essere delicati, perché non si può fare di ogni erba un fascio, ma teniamo sempre presente questo dato, che dietro al potere e all'autorità politica può nascondersi purtroppo anche questo fenomeno. Quando mi viene detto che per il sequestro Moro sono stati interrogati anche persone di questo genere, da una parte li ammiro perché hanno tentato tutte le strade, ma dall'altra qualche punto di domanda mi viene. Mi spiego? Altro breve momento di attenzione sempre su questo testo. Siamo nella seconda parte. Perché viene data tanta importanza ai sogni? Mio padre, in maniera molto disincantata, mi diceva che il sogno è parente stretto di certi effluvi gassosi che il corpo umano riesce ad esprimere. Per cui quando da bambino mi alzavo tutto agitato, oppure lui arrivava perché io urlavo, la prima frase era questa: ricordati che i suns son parins de lì. Mettiamo la censura perché siamo fra persone adulte. Ma questo era il modo consolatorio con cui sbrigava il problema. Oggi la psicanalisi dice, no, aspetta un momento, sogni premonitori, ci sono grossi dubbi, non si può dire no, non si può dire sì. Siamo forse all'inizio di una ricerca, ma che il sogno manifesti l'io del sognante, questo sì. Oggi è una delle piste ormai assodate per cui la comprensione del sogno non la si ha dando valore alle singole immagini. Ho sognato che il vescovo mi dava un bacio. Non è la mia grande aspirazione questa, ma mi fa anche piacere. Ma quel vescovo non è il vescovo e quel bacio non è il bacio. Quel vescovo sono io, quel bacio sono io e la persona che viene baciata sono ancora io. C'è una parte di me
in ogni singolo elemento del sogno. Quando per esempio qualche persona mi dice è morto mio marito, l'ho sognato, era vivo, che consolazione, io taccio, non dico niente, perché se dovessi dire qualche cosa lascerei male questa persona. Ma questa persona che cosa ha sognato? Ha sognato il proprio io, cioè quella parte di suo marito che è entrata dentro di lei e gli ha modellato un aspetto del suo animo. Quell'aspetto, quella parte del suo animo modellato dal marito si è manifestato in sogno. Mi spiego? Per cui dirgli, guarda che ciò che hai vissuto è una cosa bella, è importante, ma hai vissuto te, non hai vissuto lui. O hai vissuto ciò che lui ha lasciato di sé dentro di te. Mi spiego? Fare discorsi del genere rischiano di diventare discorsi che feriscono. È meglio non farli. Ma il sogno, ricordatevi, che anche nel passato è stato oggetto di molte attenzioni anche a livello di fede. Non vi spiego tutto perché lì c'è uno schema, lo potete seguire, ma per esempio uno dei grandi personaggi del mondo biblico, il fondatore del popolo ebraico, la radice meglio del popolo ebraico, Abramo, ha sognato. È entrato nel torpore, Tardemà, che è uno dei nomi che si dà al sogno o anche all'estasi. E ha visto questo grande popolo che era la sua discendenza e ha visto la terra. Un altro grande sognatore del nostro mondo vetero-testamentario è Giuseppe. Pensate ai sogni che ha avuto quelli. Non solo, ma quando era in prigione in Egitto, il panettiere e il copiere hanno avuto sogni e lui glieli ha letti e ha detto purtroppo andrà a finire così. Ma guardate che il sogno c'è anche nel Nuovo Testamento. Giuseppe sogna. Non è che l'angelo vada lì e gli dica, mo svegliati che ti racconto come stanno le cose, ma è in sogno che gli è capitato l'angelo e gli parla. Dentro qui. Paolo, in sogno, vedrà il Macedone che lo chiama. E dici, vieni anche da noi. Paolo resta fortemente colpito da questo segno e dice, sì, è giusto che io vada in Macedonia. Quindi tenete presente che il sogno non è contro la fede, ma è l'uso che se ne fa, il modo con cui ci si accosta che è contro la fede. Perché tutto ciò che va contro quel grande principio, il mio futuro è nelle mani di Dio. Tutto ciò che altera questo atto di fede non appartiene alla fede. E se io adopero la comprensione dei sogni per andare contro questo principio è finita. Io sono fuori dalla fede cristiana. Oddio, non sarà un'eresia, quella è peggio, ma non rientra questo parametro nel credere cristiano, perché il credere cristiano dice io e il mio domani lo possiede Dio. Bene, 10 minuti di pausa per prendere un caffè.